Qual è la filosofia di Wood Betton? È la filosofia della costruzione di case preassemblate ed ecosostenibili è appunto caratterizzata da questo tipo di costruzione, inteso che la casa viene preassemblata, come dire, in laboratorio e poi posta in essere sul cantiere. Questo ci consente di velocizzare i tempi di esecuzione, di ottimizzare tutte le aspettative del committente in modo molto preciso nella fase di progettazione esecutiva e di conseguenza di realizzazione. È dimostrabile in questa fase, ad esempio, con questo particolare che credo che sia significativo. La realizzazione di una scala, oltre al discorso strutturale della casa, di una scala che cresce e nasce con il proseguo dei lavori. Questo tipo di costruzione, questo tipo di struttura, che è realizzata completamente in massello di legno caratteristico nostro, l'X-Lam, incastrata ed autoportante nella parete, in modo che nella fase di esecuzione dei lavori cresce con il proseguire dei lavori e ci porta in condizioni di lavorare normalmente e in piena sicurezza. Perché garantite alti standard sismici e di sicurezza con questo sistema? È evidente anche nella struttura stessa della costruzione che tutte le nostre pareti realizzate con X-Lam da 16 cm, per cui parliamo di una struttura portante, e quando parliamo di struttura portante parliamo di pareti, parliamo di pareti strutturali che sono continue, cioè non abbiamo gli stellari che possono essere assemblati o meno, qui parliamo di pareti continue, così come per i solai sono strutturalmente realizzati con lo stesso criterio delle pareti, sempre con 16 cm di legno massello. Questo opportunamente assemblato con delle piastre calcolate e verificate in laboratorio danno la caratteristica della casa antisismica. Allora c'è la riduzione delle operazioni di montaggio da effettuare in cantiere, quindi si garantisce la sicurezza degli operatori. Assolutamente, perché è evidente comunque anche il momento stesso che gli operatori vanno ad eseguire i lavori, lavorano in massima sicurezza, in quanto non abbiamo carichi particolarmente esposti, ma tutto viene in modo molto preciso. E anche la questione economica è anche importante, quindi vengono ridotte le spese in maniera significativa. La questione economica credo che sia evidente, nel senso che una casa tipo questa, di cui stiamo vedendo le immagini, cresce ed è montata in 8 giorni, 9 giorni lavorativi da 4 persone, per cui i tempi di realizzazione sono inferiori rispetto a qualsiasi altro tipo di struttura tradizionale. Da dove proviene il legno? Il legno proviene tutto da foreste dell'Austria, da riforestazioni, per cui legno certificato, controllato, e ogni parete ha una sua targhetta che indica la provenienza del legno, il grado di umidità con cui si va a lavorare e tutte le caratteristiche. Parliamo di legno, allora mi viene da chiedere la sicurezza in campo di eventuali incendi a questo punto. Gli eventuali incendi, proprio per caratteristica stessa della parete, il legno non viene mai intaccato, neanche in caso di incendio, perché sul cappotto esterno viene posto questo strato di lana di roccia da 12 cm, che è un materiale che funge da cappotto ed è ignifugo. All'interno verrà, dopo il posizionamento degli impianti, verrà predisposto con una camera due strati di cartongesso, e che per caratteristica sua è ignifugo, per cui la parete strutturale non andrà mai in nessun caso a contatto né con acqua né con umidità né con il fuoco. Quindi c'è anche la salubrità dello stesso ambiente. Vorrei aggiungere un altro aspetto molto particolare delle nostre strutture, che riguarda la copertura, il tetto.
Il tetto tradizionalmente viene posato singolarmente per ogni travetto, assito superiore, coibentazione, tetto ventilato, eccetera. La particolarità delle nostre strutture è che realizziamo sempre in azienda dei moduli. Quando parlo di moduli, le spiego meglio, parliamo di un elemento che va preassemblato da 2,40 m, 2,50 m, trasportabile ovviamente, preassemblato in laboratorio, per cui ci consente anche quello di velocizzare le coperture, di posizionare questi elementi prefabbricati e in fase di posa addirittura aggiungere la guaina superiore per impermeabilizzare. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in un giorno, due giorni di lavoro si copre totalmente una superficie di questa casa e addirittura per la parte superiore viene tutto inguainata, per cui protetta da agenti atmosferici, acqua, eccetera, e ci consente di lavorare il giorno dopo al di sotto senza dover perdere tempo. Questo per velocizzare sempre di più il lavoro. Dopo la parte strutturale, vediamo com'è la parte finita. La parte finita dell'abitazione, così da come eravamo partiti alla parete meramente strutturale, vengono posizionati tutti gli impianti in un interspazio che sono esattamente 6 cm più altri due strati di cartongesso per 2 cm e mezzo che nascondono tutti gli impianti. Praticamente la casa in questo modo presenterà poi un grado di finitura per tutte le pareti omogenee, come se fosse una casa a tutti gli effetti con il sistema tradizionale. Per il grado di finitura della parete esterna invece si presenta in questo modo. Sopra il cappotto esterno da 12 cm viene fatto questo sistema di rasatura, per cui una rasatura con della rete in nylon più un altro spessore che è il colore che si dà alla parete, e alla fine ci troviamo tra la parete esterna e la parete interna con uno spessore di parete finita pari a 34 cm e mezzo. Questo garantisce un comfort abitativo alla casa che credo che sia unico. Entrando poi in merito a un ulteriore grado di finitura che riguarda i serramenti e le ante oscuranti sulla casa, in questo caso vengono realizzate in legno, in questo caso è legno laccato, sia così pure per il serramento, in legno laccato con vetrocamera da 25 mm, per cui abbiamo sia per un discorso di tenuta caldo-freddo, rumori e antintrusione, parliamo di strutture che hanno una consistenza di una certa caratura. Allora, voi avete applicato tutti questi concetti e tutte queste tecniche nella realizzazione dei 192 appartamenti di Cese di Preturo, Pagliere di Sasse, insomma il progetto casa. Esattamente. Le costruzioni che noi abbiamo realizzato, voglio precisare che ci siamo classificati al primo posto, sia come particolare architettonico delle nostre strutture, sia anche per le scelte di materiali e di grado di finitura. Abbiamo realizzato questo insediamento di 24 alloggi su ogni piastra per 8 piastre che abbiamo fatto, con dei tempi nettamente inferiori a quelli che c'erano stati dati e prescritti. In alcuni casi anche con una settimana e 10 giorni in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Tre motivi per cui una famiglia, anche una persona, anche un single dovrebbe affidarsi a Wood Beton anche per pensare al futuro, ecco, per una casa per sé. Beh, che dire, forse l'esempio che mi viene in mente è quando è stata fatta la prova sismica sulle nostre case a Sassa, dove volutamente si è voluto far entrare le persone il momento stesso che c'era la prova sismica. Ho visto negli occhi di queste persone, al di là del disagio, al di là del ripercorrere una situazione vissuta, una tranquillità perché si capiva che la casa aveva una tenuta, aveva una solidità e garantiva comunque tutti i criteri di buona esecuzione, e per chi ci vive credo che questo sia il biglietto da visita e una tranquillità.